Indistruttibili e personalizzabili, i piatti novità di Casolaro Hotellerie. Tutto Pizza 2024, Vittorio Casolaro. Buongiorno, buongiorno. Una linea di piatti super resistenti, anzi una tipologia di piatti super resistenti per la linea Posillipo. Ce lo vuole presentare? Certo, allora, sicuramente questo piatto è super... Che significa super resistente? Super resistente perché questo piatto della pizza, che in realtà non è nuovissimo, Casolaro lo propone già da qualche anno. È un piatto della Landhaus, un nostro brand di punta col quale ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, che rende questo piatto molto resistente agli urti, ai lavaggi, e quindi in realtà nel tempo ci fa risparmiare un sacco di soldi. Questa è una cosa importantissima, perché rispetto a un piatto tradizionale, se dovesse urtare o se dovesse scontrarsi, si rompe meno facilmente questo qua, e poi non si annerisce. Questo è un piatto che rimane bianco. Lo stiamo proponendo sempre di più, perché? Perché noi, oltre a questo, trattiamo un piatto antisbeccamento super resistente, però a dei costi molto alti, molto proibitivi. Qualcuno li acquista da noi, ma qualcuno frena perché magari non vuole o non può intraprendere una spesa di quella. E allora abbiamo pensato di... ci siamo ricordati del Posillipo. Il Posillipo è un piatto eccezionale, è un piatto che ha il perfetto connubio qualità-prezzo e che quindi abbiamo portato in fiera. E lo stiamo, cioè, già stamattina, in un attimo, in poche ore, già sta andando a Ruba, ed è una cosa importantissima per noi, perché ci piace fare con questo piatto, ci piace che sia una trade union tra più mondi, quindi anche tra quello che magari voleva prima acquistare il piatto da 20-25 euro, adesso può avere un'esperienza simile, con questo spendendo molto meno della metà. Comunque i piatti super resistenti possono essere anche personalizzati secondo ogni esigenza. Certo, certo, anzi conviene, cioè prendere un piatto e personalizzarlo chiaramente è una spesa, è un investimento. Noi consigliamo sempre di andarlo ad effettuare su dei prodotti di una qualità superiore. Poi ci sono varie tecniche per personalizzare i piatti, alcuni si prestano per altri, per alcune tecniche, altri per altre. Non sto qui a entrare nei tecnicismi, perché veramente... Però noi decoriamo la porcellana da oltre 70 anni, già da prima di nostro nonno. Da oltre 70 anni, per voi siete un'azienda che ha un secolo e mezzo di vita. Sì, noi siamo, la nostra azienda sono 150 anni, e dal nonno del nonno, che partimmo proprio da un negozietto giù al centro storico, io non me lo ricordo. Senta, siamo il vostro è un rapporto tutto tondo con la ristorazione, ma siamo a Tutto Pizza, il vostro incontro con la pizza, il vostro rapporto con la pizza, come si struttura? Allora, per noi la pizza è importantissima. Noi, innanzitutto, la pizza è Napoli, la pizza sono i pizzaioli, che sono il nostro pane quotidiano, che li vediamo tutti i giorni, che li viviamo tutti i giorni, che sono delle figure per noi importantissime, vere, veraci di Napoli, che ci danno lustro nel mondo. Questa è una cosa molto importante. E in più la pizza si collega benissimo alla ristorazione, quindi al nostro tipo di lavoro, che noi siamo collegati, noi siamo super collegati alla ristorazione, quindi per noi è molto importante. Diciamo, abbiamo il cuore come la pizza a cuore. Decorazioni ad ampio raggio, ma voi avete un forno? Sì, abbiamo un forno di 18 metri lineari che arriva fino a temperature di 1300 gradi. E dovete sapere che ogni piatto, ogni forma, ogni tipologia ha la propria temperatura corretta di temperatura, e anche questo è un know-how, una cosa importantissima. Per questo sono tanti anni che lo facciamo, perché cuocere un piatto non è così semplice. Cuocerlo è da avere la miglior resa possibile, perché altrimenti sarebbe facilissimo comprare una muffola, che sarebbero quei fornetti piccoli che arrivano a 700, 800, 900 gradi, buttiamo dentro, è finita lì. No, attenzione, il piatto, il terzo fuoco deve essere fatto in modo eccezionale, in modo perfetto, e ci vogliono gli strumenti giusti, e il nostro forno è in grado di è un forno importante, sì, un forno importante, 18 metri lineari, è un forno a produzione, diciamo. Non so se ci sono altre aziende al mondo che vendono piatti, diciamo, che fanno questo, il nostro lavoro, e hanno anche un forno del genere per la produzione.